Grazie, vattene a f***o. Tu, sta macchina di 25.000 like, se volete uno di quegli scherzi che non avete mai visto nella storia dell'Italia. Hola, yes family, qua è Graziana, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate questo video qui? È successo 4 anni fa sull'altro canale, quindi molto probabilmente non ci seguivate ancora. Però il capo canale mi aveva abbandonato per strada dopo 4 anni. Perché non vendicarmi? Stiamo andando a comprare delle cosine che ci serviranno per il mese prossimo, per la sorpresa che ci sarà. Quindi manca poco, non vedo l'ora. Spero che si veda. Ho praticamente lo sterzo davanti. Mila. Salve. Ciao. Madonna, andiamo, già non c'è più. Manca un mese esatto, no? Meno di un mese, meno un giorno. Sì, mancano 29 giorni. Se tutto va bene, perché secondo me, non lo so, lo sai, mi dubbi, quella neanche mi ha risposto più. Non si dice così. Babù. Oh, ho il freno a mano. Oh, devo metterla prima. Sì, vabbè, la prima volta che guidi la macchina, quindi ci sta. Sì, salve, buonasera. Sì, però mi devi rispondere. Palle, madonna. Mi dicono un orario e poi... 3 days later. Ok, sì, io sono praticamente arrivato. Sì, 2 minuti sono lì. Ok, ok, vabbè, arrivo. Ok, grazie, salve. A posto. Contento? Madonna, manco io non ci credevo, manco un mese però. Porca Eva. Le bambine si sono girate. È vero? Sì. Rip. Ok raga, allora è dentro da un po', sta prendendo le cose, quindi tra poco sta per tornare. E devo capire però dove lasciarlo. Io sono sicura che dirà tipo i pacchi sono pesanti, mi potevi dare una mano. Ok, sta arrivando. Dammi una mano. Vabbè, mettili dietro. E come apro? Mo ti apro il cofano, dai. Ok, fatto. Oh Gesù. Non entrano. Oh oh. Madonna, ti muovi il culo e mi aiuta. Pesa? Sì, che pesa. Madonna. Dai, andiamo, forza. E tu guida. Ma non è che si rompono i cartoni dietro? Come fanno a rompersi? Madonna, sto sole, oh, Io, non vedo niente. Ehi, non è che è meglio che mi accosto e li porti dietro? E dove li devo mettere? Nel cofano. E non entrano? Abbassi i sedili, che ti devo dire? Ma qua secondo me è una frenata, ho paura che si rompe qualcosa. Io non voglio avere responsabilità se si rompono, eh? Prendili, non lo so. Aspetta, che ne devo prendere due alla, una alla volta. Aspetta. Vai. Aspetta, che ce l'ho una. Sì, tanto ti devo aprire io il cofano. Vai. Vendetta, vendetta! Mi sta chiamando. Ehi. Grazie, è un cacchio, vedimi, vieni a prendere. Da dove? Non inizia a fare la stupida, muoviti. Che c'ho le buste, le cose, non posso venirmela a piedi a casa. Perché? Grazia. Che c'è? Ma io mo non posso tornare indietro, cioè non mi ricordo che no, strada ho fatto. Devi fare il giro, mi devi venire a prendere. No, ma io non posso tornare fin là dietro, sono quasi arrivata a casa. Muoviti, Grazia, come me ne torno fini da qua? No, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Devo lasciare la macchina ai miei. Oh, Gesù. Non posso, mi dispiace, non posso aiutarti. Ti ricordi? No! Quella deficiente della mia ragazza mi ha abbandonato. Io spero che torni, perché mi ha lasciato, sono 7:30, mi ha lasciato nel nulla. Bello, eh? Sto registrando semplicemente perché so che sicuramente è uno scherzo suo, perché non credo che sia completamente rimbambita. Io ho il pacco qua... E l'altra busta qua. Ditemi voi dove me ne devo andare. Se faccio il giro per arrivare a casa ci impiego almeno un'ora e mezza, perché è lontano dove stiamo. Che vuoi? Ehi, senti, ti ricordi il video che mi hai fatto 4 anni fa? No. Quello dove mi hai lasciato in mezzo alla strada. Ma io ti ho lasciato nel paese. Lo so, però, cioè, ti ricordi poi come sono tornata io? No. A piedi. Ok, mi odia, comunque lo vado a prendere, cioè siamo molto isolati. Gli faccio fare un po' di strada a piedi. Deve un po' capire quello che ho passato io. Poi ditemi se è normale. Fin quando devo arrivare a casa, almeno sono 5 km. Mi posso fare 5 km così? Madonna raga, quando, io vi giuro quando la becco. Non lo so che c***o
combino veramente. Dai, io spero che mi venga a prendere, non faccia la cretina, perché boh, non è possibile una roba del genere, non è possibile. Ovviamente non lo lascio solo definitivamente, adesso sto andando a fare tutto il giro, perché per ritornare dove è lui io devo fare proprio un giro tondo tondo. Ci vorrà almeno un 15-20 minuti per raggiungerlo, perché è abbastanza lunga la strada. Io non so se voi vi rendete conto del cambio di colore del cielo. Guardate, lì è il sole, sta tramontando. Immaginate da quanto tempo sto camminando. Voi provate soltanto ad immaginare tutte le brutte parole che sto tirando a Graziana. Non avete la minima idea proprio. Io arriverò che sarà buio, per forza. Per forza, perché già per portarmi ste cose c'ho anche la busta, che è qua. Solo che ho registro. Raga, non arrivo più. Non posso chiamare neanche mamma e papà, perché stanno a lavoro. Mamma e papà lavorano in un altro paese, quindi mamma torna per le 9, papà fa i turni e torna per le 11:30 di sera. Io sono 3 video che faccio camminando, cioè io diventerò, non lo so, Bolt. Raga, l'ho intravisto, è un puntino lì. Ora piano piano cercherò di raggiungerlo. Raga, io non lo vedo più. Io l'avevo visto però. Voglio andare piano perché... Ma dove è andato? Ah, sta facendo una maratona. Era qui poco fa. Vi voglio soltanto dire che in tutto questo è passata mezz'ora e non so se si vede, cioè il cielo sta completamente cambiando colore, sta diventando sera. Allora, ho due possibilità: o aspetto che mamma torni o cerco di arrivare a casa. Credo che farò una via di mezzo, cioè arrivo fino alla fine della strada. Oddio, no, sta cadendo tutto, ti prego, signore. Dicevo, arrivo fino alla fine della strada, verso il paese, e poi chiamo mamma. Perché pure chi chiamo Domenico non ha la... cioè ha la patente, ma non guida la macchina, quindi... Praticamente sta quasi per tramontare totale. Io lui non lo trovo. Cioè comunque mi dispiace farlo tornare al buio. Non sono così cattiva, ecco. Se si gira lo prendo, dai. Quindi è colpa sua se non si girerà. Il problema è che non si sta iniziando a vedere più niente qui. Fa un freddo cane. Fin quando non gli veniva questa idea di... C'ho i pacchi qua. Non gli veniva quale idea da Graziana di farmi sto scherzo. Caldo, calore, sì, il TG studio aperto, si superano il record di quest'anno di caldo. Faccio il video io qui perché mi ha abbandonato. Freddo. Sì, ma tra un po' mi fermo perché io sto per avere un collasso qua. Sta facendo sempre più buio, quindi, cioè, se non si accorge di me ancora, l'ho perso di nuovo. Se non si accorge di me ancora, lo chiamo e dico fermati, cavolo. Graziana, cioè tu che vedrai questo video, tu non hai idea di che cosa ti combinerò io la prossima volta. Cioè hai proprio raggiunto il limite massimo di sopportazione. Cioè oggi l'hai fatta proprio gigantesca. Non lo so ragazzi, preparatevi perché madonna. Raga, la situazione attuale, vi state rendendo conto che situazione sto io? Voi vi rendete conto? Raga, non ce la faccio più. Per fortuna sono quasi le 9, mo chiamerò mamma e mi faccio venire a prendere. Cioè dalle 7 e un quarto. Poi perché? Ma perché ci sto impiegando così tanto? Perché non riesco a camminare per i pacchi. Perché se no ci arriverei. Cioè non ci avrei pregato un'ora. Una ventina di minuti forse arrivo volendo. Però non è che arrivo a casa, cioè. Sono le 20:41. Quella lucina accesa lì, credo. Comunque è lui. Sto facendo uno zoom che non avete idea. Mi dispiace, si sta stancando. Che sta diventando veramente veramente scuro. Sta iniziando a fare tardi. Ho paura magari che ci sia qualche cane randagio. Vado a prenderlo, mi dispiace troppo. Infatti non si vede nulla. Ho anche le luci spente, le accendo. Come si accendono le luci? Ah, così si accendono le luci. Ah, eccolo qui. Eccolo. Eccolo. Mi scusi? Ha bisogno di un passaggio? Grazie, vattene a f***. Tu sta macchina di f***. E tu ti... Cioè non sono... Io ti chiedo un... Sono arrivato. Che c***o non sono? Mi sono fatto un'ora e mezza. Ma cosa? Ma come ma sei di nuovo, mi raccomando. Tragico. Ma e non ti voglio parlare più. Cammina, basta. Guardate le braccia concerte. Siamo pari. Ma tanto non ti parlo più. Mi stai parlando? Guardate con le braccia concerte, che spegni. Carino. Perché spegni? Ah, la telecamera. Perché tu
tu lo puoi fare a me, io non lo posso fare a te. Spiegamelo. Un'ora e mezza. Tiro. In campagna. Io ho passato un pomeriggio è intero. È buio. Spegni qua. Che si vede? Che si vede? Niente. Infatti l'ho spiegato ai miei amici a casa. Tu, se ti vuoi far perdonare. Sì. Una cosa soltanto puoi fare. Cioè? Allora, se la fai, la faccio vedere nel video. Scusa. No, oh, niente. E come striscia Graziana? E come striscia Graziana? Sei contento? Così. Beh, non appena più il muso? Direi che è il minimo. È il minimo questo. Dopo aver consumato tutte quelle calorie camminando per... Con la differenza che quando tu l'hai fatto a me, io poi non ti ho chiesto mai. Io l'ho fatto a te per 5 secondi. Ma tua sorella l'ha fatto 5 secondi. Mi offende pure, meno male che non ce l'ho una sorella. Certo, te lo meriti. Mi offende pure. Te lo meriti. Quindi ora Graziana ha pagato, quindi io sono contento. Però comunque mi devo vendicare perché l'ha fatta tipo grossissima. 25.000 like, se volete uno di quegli scherzi che non avete mai visto nella storia dell'Italia. Lasciate i like e vendichiamoci su Graziana. E forse la perdono. Certo. Ciao ragazzi.